Smile and Learn. Ciao amici! Durante le lezioni di educazione fisica stiamo praticando un sacco di sport. Oggi tocca la pallavolo, il mio sport preferito. Andiamo a giocare! La pallavolo è uno sport di squadra, dove bisogna passare la palla al di sopra di una rete per farla arrivare nel campo avversario. Il pallone normalmente viene colpito con gli avambracci o con le dita, anche se si può toccare con tutto il corpo, ad esempio con il piede. Ah, e non dimenticarti che non è permesso trattenere il pallone. Parti del campo. La pallavolo si gioca su un campo rettangolare di 18 x 9 metri di larghezza ed è diviso in due parti uguali da una rete molto alta, che misura tra i 2,24 e i 2,43 metri. Regole del gioco. Per giocare a pallavolo è necessario un pallone come questo qui. Ah, e soprattutto abbiamo bisogno di due squadre, ognuna delle quali si posizionerà su una parte del campo. Devi anche sapere che ogni squadra ha 6 giocatori. La pallavolo è uno sport molto divertente, ma ha delle regole che devono essere rispettate se si vuole giocare bene. L'obiettivo principale della pallavolo è segnare il massimo dei punti contro la squadra avversaria. Immagina di iniziare una partita. La tua squadra può ottenere un punto in due modi. Se la palla tocca il terreno nella parte del campo della squadra avversaria, oppure se la squadra avversaria non può restituire la palla, per esempio lanciando il pallone fuori dal campo o colpendo la rete. Ti spiego altre regole della pallavolo? I giocatori di una squadra devono passare la palla nel campo avversario senza superare i 3 tocchi. Lo stesso giocatore non può colpire la palla 2 volte di seguito. Le squadre giocano 3 set, fino a raggiungere 25 punti, e devono battere la squadra avversaria con almeno 2 punti di vantaggio. Per iniziare il gioco, bisogna realizzare il primo servizio dalla linea di fondo del campo. Quando si effettua il servizio, il pallone deve passare nell'altra metà campo. Se la squadra al servizio ottiene il punto, sarà sempre questa ad effettuare il servizio successivo. Ma se la squadra al servizio perde il punto, perderà anche il servizio, che passerà alla squadra avversaria. Ti spiego un'altra regola. I giocatori di ogni squadra, quando recuperano il servizio, ruotano di una posizione sul campo in senso orario. Bene amici, sta per cominciare la partita! Auguratemi buona fortuna! Spero che questo sport ti piaccia tanto quanto piace a me! Hai voglia di giocare? Quante cose abbiamo imparato in un solo video? Sai che ne abbiamo tanti altri? Immagina tutto quello che puoi imparare! Iscriviti al canale educativo di Smile and Learn per imparare mentre ti diverti!